Allora, questo film? Prima tu. No, dai, sei tu l'esperto. Oddio, ecco, ci risiamo. Io sprolo quella mezz'ora e tu te la cavi sempre con monosillabi tipo bello, brutto. Insomma, mi ha fatto più paura quello della volta scorsa. Ma no, anche questo faceva paura. Sì, forse questo è il film più pauroso che abbia mai visto. Sì, questa è la sesta o la settima volta che mi dici la stessa cosa quest'anno, però ma proprio a Star Street. Vabbè, dai, intendo dopo i classici Profondo Rosso, Halloween, La Notte dei Morti Viventi, Non Aprite Quella Porta e Psycho. E L'Occhio Che Uccide? Rosemary's Baby? Ring? Quello originale? Sì, in effetti il Ring, quello originale, mi ha terrorizzato. Non ho mai guardato lo schermo durante l'ultima mezz'ora e al cinema ho tenuto tutto il tempo le gambe alzate perché ero certa che qualcuno me le afferrasse da sotto e mi trascinasse via. Ma dai. Ma che vuol dire? Io non ho dormito più quando ho visto Twin Peaks. Ero terrorizzata anche solo quando si apriva una porta. Il nano? Per me quel nano che balla è l'incarnazione stessa della paura. The Kingdom poi mi ha generato un'angoscia fuori dal comune. La casa dalle finestre che ridono, te lo confesso, non ho mai finito di vederlo, ma mi basta sentir parlare qualcuno con quella cadenza lì per avere i crampi allo stomaco. Troppi ce ne stanno. E tutta questa gente poi che sembra non veda l'ora di ficcarsi nei buchi più bui, negli anfratti più pericolosi, dove dentro c'è il mostro più abominevole celato nell'ombra. E loro, evviva, loro tutti dentro a curiosare come se non lo sapessero che alla fine il mostro, quello che si cela nell'ombra, o li squarta o li spella o li scanna o li bolle o li taglia a pezzi, li sminuzza, li uccide uno per uno. Certo, questo si chiama meccanismo di identificazione spettatoriale. In pratica è questo che ti fa urlare al cinema: ma dai, scappa via, ma non hai mai visto un film horror? Vai via da lì! Io al cinema non urlo. Cosa? Sono cose che sussurro sperando mi sentano. Andiamo di qua? No. Cosa? Così allunghiamo. Io ho sonno, è luna di notte e così diventa il più classico dei giri di Peppe. Silvia, posso dimostrarti che questa è una scorciatoia? Ma tutti questi film non ti hanno insegnato niente sulle scorciatoie? Oh, Gesù. Non mi piace quella strada. Lo so che non è una questione estetica, che ci risiamo. Ci risiamo, non ce ne siamo mai andati. E chi si muove di qui? Cosa? Filippo, io sono una fobica. Se passo di lì, l'essere che vive sgocciolando nelle grondaie di certo mi aggredirà. L'essere che vive sgocciolando nelle grondaie? Sì, lui. Silvia, sono grondaie arrugginite, ma sono grondaie. No. Ok, va bene, è colpa mia. Non dovevo portarti a vedere questo film, anzi, non dovevo portarti a vedere nessun film del genere. E secondo me tutti dovrebbero proibirti tassativamente la visione di qualsiasi film horror, dal dottor Caligari in poi. Tu non capisci. Tu dovresti parlarne con qualcuno. Per farlo mi sono indebitata e guarda che risultato. Vuoi tornare qui da me? Vogliamo andare a casa? Lungo questa strada, però. Ti muovi? Mi innervosisce stare qui ferma con gli esseri che ci guardano e le grondaie che sgocciolano. Tu non puoi convivere con una paura così. Così? Così stupida. Le grondaie, ma dai, sono... Vuoi portarmi via di qui? No, senti, noi andiamo... No, vogliamo fare una notte bianca? Vuoi dirmi che non esistono i mostri sotto al letto quando sei bambino, le piovre di 12 metri negli abissi marini, lo Yeti, l'abominevole uomo delle nevi o lo Sferatu? No. Però facciamo così. Lotta senza quartiere, andiamo lì. Non credo proprio. Vabbè, non puoi venire con me in gita alle grondaie. No. Non vuoi superare il trauma? Non ho un trauma. Ok, allora vado io e poi ti dico com'è. No, che non ci vai. Sì, che ci vado. Fermami. Non mi lascerai mica da sola qui, brutto cretino. Sono sicuro se mi salvo non può accadermi nulla di male. Sono sicuro se mi salvo non può accadermi nulla di male. Sono sicuro se mi salvo non può accadermi nulla di male. Sono sicuro se mi salvo non può accadermi nulla di male. Sono sicuro se mi salvo non può accadermi nulla di male. Sono sicuro se mi salvo non può accadermi nulla di male. Sono sicuro se mi salvo non può accadermi nulla di male. Filippo? Oh, perché non parli? L'essere che vive nelle grondaie si è impossessato di me. Inizia a sgocciolare tutto. Ma sarai stronzo! 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 Beh, non ci provare mai più, mi perdoni. Ma sì, dai. Dopo tutto questo psicodramma mi sento già molto meglio. Ma non hai visto proprio niente lì? Oddio, Silvia, ancora? No, già, infatti. Non ci devo più pensare.
Prossimo film è però commedia, eh? Più è idiota, meglio è. Idiotissimo. Te l'ho già detto che la mia psicanalista era fobica anche lei. Dei cani, soprattutto. E quando le dico delle grondaie mi dice sempre che almeno le grondaie non mordono, non saltano fuori dai cespugli famelici per morderti ai polpacci. La tua psicanalista? Una fobica.